Buongiorno a tutti, noi siamo gli alunni della terza LESB, ovvero del Liceo Economico Sociale, dell'Istituto Superiore Luigi Lagrangio di Vercelli. Come classe abbiamo voluto aderire al progetto del Consiglio regionale Piemonte, ovvero ambasciatori e ambasciatrici. Il nostro progetto ha lo scopo di fornire le conoscenze specifiche relativamente al processo di integrazione e a quello di inclusione nella realtà scolastica. Il nostro progetto infatti dimostrerà come attraverso il gioco e l'apprendimento sia possibile superare quegli atteggiamenti discriminanti e gli stereotipi più diffusi. Il gioco è un'attività necessaria che occupa gran parte dell'infanzia delle persone ed è il metodo principale che permette a un bambino, specialmente nel periodo prima di entrare all'interno della scuola, di relazionarsi con gli altri bambini. Non bisogna pensare però che con il passare degli anni il gioco debba essere abbandonato, perché resta comunque un'attività molto importante anche per gli adulti. La più grande differenza tra il gioco dei bambini e quello degli adulti è che il gioco per i bambini è libero, mentre per gli adulti è limitato. Ma adesso parliamo di inclusione. I confini della comunità sono aperti a tutti, soprattutto a coloro che sono reciprocamente estranei. L'asilo nido, per definizione, difatti, è una comunità composta da persone inizialmente estranee tra loro. E l'unico strumento di inclusione che i bambini hanno è il gioco, in quanto potenzi le abilità di ciascuno, poiché ogni bambino è detentore di abilità uniche. E per far sì che queste abilità si sviluppino nel modo migliore possibile, non devono essere fini a se stesse, ma devono essere messe a disposizione di chiunque. E ogni singolo bambino è nel modo migliore che gli è possibile essere. Inoltre, il 14 febbraio 2020 è intervenuta nella nostra classe l'educatrice professionale Paola Spalla. Dopo essersi presentata, ci ha fatto distribuire a cerchio seduti sulle sedie e a turno ci lanciavamo un gomitolo. Chi riceveva il gomitolo si sarebbe presentato e avrebbe esposto i suoi hobby e le sue passioni. Un modo molto interessante di conoscere di più persone che vediamo tutti i giorni. Successivamente ci ha distribuito dei post-it su cui avremmo scritto delle domande riferite al suo lavoro e alla sua professione e a turno estraevamo il post-it e avremmo indovinato chi l'aveva scritto. È stato un progetto molto interessante che ha preso sia me sia la mia classe dall'inizio alla fine. Tra i giochi che abbiamo voluto proporre ci sono i giochi rompighiaccio, che permettono di creare un ambiente di condivisione e di collaborazione tra i partecipanti del laboratorio. Inoltre, un altro gioco è il Chi sono io? Che vuole introdurre un concetto molto importante, che è quello dell'identità personale, ovvero quel complesso di caratteristiche che ci rendono unici e diversi dagli altri. Infine, un gioco a cui noi tenevamo molto è l'Uguali ma diversi, che vuole trasmettere un insegnamento molto importante, ovvero che la diversità non va combattuta, ma va valorizzata.